L'interrogazione che abbiamo presentato, Ministro, come gruppo della Lega Nord, riguarda i gravi fatti accaduti al centro di identificazione ed espulsione di Gradisca, perpetrati dai clandestini presenti all'interno della struttura. Infatti, all'interno del centro sono avvenuti diversi atti di violenza, ultimo fra tutti l'incendio della struttura stessa. In conseguenza a tale atto, i clandestini sono stati spostati in altri centri, tra cui il CIE di Milano. Anche in questa struttura, sempre da parte dei clandestini, sono stati applicati 5 incendi negli ultimi 60 giorni. Vorremmo quindi sapere gli intendimenti del Ministro riguardo l'organizzazione dei CIE alla luce dei fatti esposti e se lo stesso Ministro Chiang non ritenga opportuno condannare fortemente tali episodi gravissimi e coloro che li hanno messi in atto. Grazie. Gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere i miei intendimenti in merito alla chiusura dei centri di identificazione ed espulsione degli immigrati, anche in relazione ai gravi fatti accaduti nei centri di Gradisca, di Sonso e di Milano. A tale riguardo desidero far presente che ho sempre condannato ogni episodio di violenza e ho sempre chiesto la piena applicazione delle norme penali. Ciò è accaduto anche in questa Assemblea lo scorso 15 maggio, quando ho risposto su temi analoghi a quelli odierni. In merito agli altri aspetti dell'interrogazione, richiamo il mio discorso tenuto a Bruxelles, al Parlamento europeo, che pure è noto agli interroganti, è tuttavia travisato nei contenuti. Per anni, norme inadeguate hanno generato misure e strumenti inutili, inefficaci ed onerose. Il trattenimento delle persone nei centri di identificazione ed espulsione formalmente non costituisce una pena per un reato commesso, ma una misura amministrativa per superare gli ostacoli che impediscono il rimpatrio delle persone irregolarmente presenti nel territorio nazionale. La normativa europea prevede il trattenimento come ultima soluzione e solo per una durata strettamente necessaria all'allontanamento. La regola principale per l'Europa è l'applicazione di misure alternative per favorire il rimpatrio, preferibilmente volontario. La normativa nazionale dovrebbe meglio adeguarsi a quella europea. Ad esempio, il prolungamento del periodo di permanenza nei centri, aumentato fino a 18 mesi, appare eccessivamente lungo anche sotto il profilo dell'adeguatezza delle nostre strutture attrezzate, come a tutti ben noto, per un'accoglienza per periodi più brevi. Ricordo che la norma originaria del 1998 prevedeva 30 giorni. Sono evidenti quindi gli effetti negativi che possono derivare sulla qualità della vita all'interno della struttura, sulle relazioni interpersonali e sulle possibili gravi violazioni di diritti fondamentali. Ripensare a tutto questo è un compito difficile che richiede approfondimenti non banali e non demagogici. Al di là degli aspetti normativi e gestionali di competenza degli altri ministeri, la mia funzione è quella di stimolare l'approfondimento di una problematica così delicata, evitando che venga utilizzata per campagne informative e di comunicazione che suscitano odio e paura. Prevenire l'irregolarità. E questo è uno dei principi da perseguire con interventi sui flussi migratori, tenendo presente l'importanza che questi hanno per lo sviluppo della società e il mantenimento degli attuali standard demografici e economici. Allora è nostro compito prevedere canali di accesso regolari per i migranti che con l'attuale normativa sono di fatto inesistenti. In tal modo si ridurrebbe sensibilmente l'irregolarità sul territorio e quindi la necessità delle strutture di trattenimento. Grazie per l'attenzione. La ringrazio, facoltà di replicare il deputato Fedriga. Grazie Presidente. Ministro, quello che ha detto quest'oggi lo riteniamo molto grave. Lei sta dicendo che per eliminare l'irregolarità dei clandestini bisogna aprire le porte e fare entrare chiunque. Lei vuole facilitare in un momento dove abbiamo il 40%, e vicino a lei c'è il Ministro Giovannini, di disoccupazione giovanile, l'arrivo di nuova forza lavoro che non troverebbe un futuro. L'unico favore rispetto a questi intendimenti non lo si fa ai migranti, ma ovviamente, e sono convinto, non per sua volontà, ma si fa semplicemente a chi fa la tratta della carne umana. Ministro, le persone presenti all'interno del CIE di Gradisca, per il 98%, erano persone che uscivano da circuiti di carcerari e che avevano commesso dei reati quali droga, quali furto e addirittura violenza carnale. Questa è la resa dello Stato rispetto alla delinquenza.
Ministro, di fatto lo Stato si arrende a chi ha devastato il centro. Sono persone in attesa di espulsione e noi invece li trasferiamo in altri centri malgrado abbiano commesso quegli atti gravissimi. Questo non lo dice la Lega, Ministro, lo dicono i sindacati di polizia presenti all'interno del CIE di Gradisca. E per questo noi domenica prossima alle 11 di mattina la Lega manifesterà di fronte al CIE di Gradisca per dire no all'immigrazione clandestina. Sì alla legalità. Grazie.